Ciao amiche e amici, bentrovati sul mio canale. Ultimamente è un po' più di tempo e quindi mi dedico a parlarvi di argomenti vari e poi ovviamente mi dite se questo video, questa tipologia di video può essere di vostro gradimento. In molti, soprattutto su Instagram, mi hanno chiesto come ho fatto a realizzare un video di cui vi metto un contributo. Si tratta di questo video appunto con i salti a ripetizione, che ormai è diventato un evergreen, un must, un trend, insomma, quella è la parola che vi piace di più potete utilizzare su TikTok principalmente. Vediamo tantissimi video in movimento di questi salti, di queste la plank challenge che ho provato a fare anch'io. Terribile, infatti sono la caricatura di me stessa, ormai lo sapete perché faccio video seri, ma in realtà i video parodia sono quelli che forse mi riescono meglio perché mi diverto molto di più, ovviamente, da attrice. Detto questo, allora andiamo a vedere con quale strumento ho realizzato questo video. Ho utilizzato un'applicazione perché spesso io faccio editing sul mio iPhone 11, un'applicazione che si chiama InShot, che l'ho scoperta attraverso Fedez, ne parlava, quindi mi sono affacciata su questa piattaforma, ho scoperto che ha, la cosa che mi è piaciuta particolarmente sono gli strumenti tra un video e l'altro di transizione, perché sono molto particolari e che soprattutto non danno lo stacco tra una clip e l'altra, ma ci permettono di avere fluidità nel video, ma allo stesso tempo un po' di movimento, dando movimento al video. E quindi ho deciso di acquistare il pacchetto Pro, che ha un costo di circa di 29,90 € al mese, ma potete anche scaricarla tranquillamente in versione gratuita, dove vi darà degli strumenti base di transizione e anche di filtri. Non potete ovviamente utilizzarli tutti come la versione Pro, però è anche abbastanza utile e comunque fruibile anche per gli amatori, in sostanza, un po' come me fondamentalmente. Detto questo, in questo video io praticamente ho ovviamente preso l'intera clip dove facevo dei salti a ripetizione in giro per la stanza. Ho diviso praticamente ogni salto, ho tagliato il video, ho tagliato i vari salti e poi ho tagliato la parte. E ho eliminato totalmente la parte della caduta nel salto, quindi lasciando soltanto la parte in cui ero in sospensione. In questo modo sono andata poi a rallentare. Ovviamente, se noi andiamo a fare un taglio così rapido nella clip, che cosa succede? Che non ci permette di poterlo tagliare. Quindi bisogna allungare la velocità del video, scusatemi, allungarla, nel senso che rallentare. Quindi bisogna andare a rallentare la velocità del video, portarla al minimo, in modo tale che vedendo il rallentatore è molto più facile poter tagliare il video. In questa maniera, quindi, ho eliminato la parte della caduta del salto, lasciando soltanto la parte in sospensione nel mentre che saltavo. In questo modo, poi, ho riportato tutte le clip a velocità normale in modo tale che sembrasse un continuo saltare senza mai cadere. E ovviamente poi ho eliminato da tutte le clip, lo si può fare andando a cliccare elimina audio e farlo su tutte le clip, applica su tutte le clip e automaticamente la versione del video era un continuo saltare in velocità senza mai cadere. E questa in sostanza è il metodo con cui realizzarlo. Non so se alcuni lo realizzano anche direttamente su TikTok, ma essendo molto breve perché devi beccare il momento in cui sei in alto e stoppare subito, solo che purtroppo non permette TikTok di fare della frazione di secondo di ripresa video e quindi per me è stato difficile farlo direttamente dall'editing dell'applicazione di TikTok, perciò ho deciso di farlo appunto su un'applicazione esterna. Una volta che ho tagliato la clip, l'ho inserito direttamente su. Ovviamente il video è stato girato rigorosamente in verticale, proprio perché il supporto video verticale funziona molto di più su TikTok, come sappiamo. E poi ci ho applicato la musica, prendendola direttamente dall'audio, insomma, di TikTok, perché se noi prendiamo l'audio delle canzoni che sono già presenti su TikTok, evitiamo dei ban, perché da un'altra, cioè importato da noi, è probabile che TikTok elimini il nostro audio, quindi lasciando un video silenziato in sostanza. Quindi, siccome questa cosa non ci piace, perché il bello e divertente del video è proprio quello di poter associare ad una musica che vada a giustificare quel movimento, ho preferito fare in questa maniera. Perciò spero che questo video vi sia piaciuto, molto breve, dove vi racconto brevemente appunto come ho realizzato questo tipo di video. Per ulteriori informazioni su editing o su questa tipologia di video, fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto!